Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Assetto Corsa. Allora, riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dovevamo vedere ancora un paio di auto dell'ultimo DLC che avevamo visto, non l'ultimo DLC che è uscito perché ultimamente è uscito il Japan Pack con diverse auto tra cui Mazda, Toyota e Nissan che poi vedremo nei prossimi video. Adesso spero di riuscire a riprendere con Assetto Corsa in modo un po' più costante. Comunque vi dicevo, dovevamo riprendere con vedere appunto una delle auto della tripletta dell'altro DLC che erano la Corvette, la Mustang e la Abarth che avevamo già visto. Andiamo oggi con la Corvette C7 Stingray, facciamo un'altra gara sempre sul circuito di Black Cat, se non ricordo male. Sì, questa volta lo facciamo in configurazione più lunga, visto che la Corvette è un po' più prestante rispetto alla 500 che avevamo visto. 596, 595. Allora, vediamo un pochino. Avversari ne ho messi 17, così in totale siamo 18. Partiamo ultimi, mettiamo livello di difficoltà 90%. Per il resto, cos'altro? Gli aiuti, vabbè, come sempre io metto, vabbè, esperto, quindi tutto di fabbrica, quello che c'è, e in più metto solo le termocoperte. Possiamo partire. Siamo con il nuovo cambio che è il Thrustmaster TH8A, quindi lo andiamo a provare adesso con Assetto Corsa. Ho fatto qualche test, diciamo che ci devo ancora prendere la mano perché, come detto, questo ha anche 7 marce, quindi diciamo ogni tanto sbaglio ad inserire la marcia perché ci devo fare un po' appunto la mano, quindi abbiate pazienza se ci sarà qualche grattato o qualche marcia inserita malamente, però il cambio mi piace veramente tanto. Adesso lo sto iniziando a provare anche con questo video, quindi pian piano ci faremo la mano e lo testeremo a dovere. Direi che possiamo andare. Audio come siamo? Metto un pochino. Ok, vediamo di non far troppi danni perché anche io devo farci un po' la mano. Non solo con il cambio, ma con tutto il gioco. Poi a breve usciranno anche altri video dedicati all'evento di Vallelunga a cui ho partecipato, l'evento dedicato all'Assetto Corsa Console. Non so se avete visto il video con, ecco, infatti ho sbagliato, ho messo la sesta, con l'intervista a Marco Massaruto. Ve lo rimando sul canale, magari metto qualche annotazione. Aspettate che metto un altro po' il volume, se no non sento le cambiate. Sì, perché il sound di questa Corvette è abbastanza, ecco, come vedete devo farci la mano. Ogni tanto mi accorgo che vado un po' lungo nel mettere le marce, quindi devo farci pratica. Però per quanto riguarda il meccanismo è veramente una figata questo cambio, lo sento che è molto più fedele di quello di serie del G27, che naturalmente è un po' più di plasticona. Questo qui, essendo tutto in metallo, ti restituisce anche sensazioni più positive, cioè ti dà tra virgolette anche più sicurezza, per quanto, come ci devo fare ancora la mano. Ogni tanto capita di mettere marce sbagliate, qua non ne sceglieremo troppo perché vi dico la verità, questa pista onestamente non mi piace. Adesso ve la sto facendo vedere in queste configurazioni perché noi andiamo a spippolare tutto il gioco, però ad essere onesto non mi garba tantissimo questa pista, così come anche questa Corvette non è che la sento benissimo, non, lo sterzo non mi piace tanto, forse è tipico delle auto americane, un po' più, non lo so, la sento più di pesantezza. Macchina, però ha sensazioni, eh. Io naturalmente vi do anche le mie sensazioni sulle varie auto. Questa qui non lo so, non mi garba tantissimo. Comunque siamo 14esimi, quindi cerchiamo di recuperare. Abbiamo 3 giri a disposizione, quindi la combinata di questa pista con quest'auto non è probabilmente delle migliori. Già tanto se riusciremo ad arrivare sani e salvi alla fine. Ci proviamo. Prossimo test che faremo, presumo sia con la Mustang, non lo so. Vorrei riprendere in realtà anche la carriera di Assetto Corsa, magari fare anche qualche altra gara mista. Adesso sto facendo queste
questi video che stiamo vedendo su queste nuove auto dei, diciamo, monomarca. Più che monomarca, proprio monoauto, perché... Vabbè, almeno combattiamo, tra virgolette, gareggiamo alla pari con gli altri. Vediamo un po' le nuove auto inserite. Poi vi porterò, come detto, anche il Japan Pack che ho già preso, anche se ho solo spippolato un po' le auto, però sembrano molto faiche. E cerchiamo di ricompattare un po' il gruppo. Come detto, è una pista che non so, proprio non mi piace, no? Preferisco più su pista. Attenzione qui. Però ci sta, poi va a gusti, magari qualcuno di voi piacerà molto questa pista, qualcuno meno. Così come per le auto, va molto a gusti. Occhio. Merda, guarda questo come è entrato con sportiveggianza. Un paio di posizioni le abbiamo guadagnate, ma sta cazzo di ultima curva è maledetta. Ti sembra che sia un gran curvone larga, invece ti inchiappetta. Preferisco partire però più da dietro, anche se non lottiamo per le prime posizioni, però almeno siamo nel gruppone, così diamo un'occhiata anche alle altre auto, come si comportano. Siamo più nel mischione, preferisco... penso anche a vedersi, così potete dare un'occhiata anche a come si comportano le auto intelligenza artificiale rispetto magari a guidare in solitaria. Attenzione, rischio. Tiriamo a questa terza nuovamente. Così è molto più combattuta. Siamo lì con gli altri, anche se lottiamo per la dodicesima posizione, però ci sta, perché come vi dicevo è una pista molto particolare, che tra l'altro ho provato solo l'altra volta che l'abbiamo fatta con la Labart. Occhio, lunghi. Bellissimi. Bella pure la sensazione di quando si passa in questa zona, che praticamente non è asfaltata, o l'asfalto è fatto in modo estremamente abbozzato, e quindi essendo corso un titolo che va a riprodurre le piste e le sensazioni dell'asfalto in modo eccellente, senti proprio che l'auto al massimo. Intanto questa scoppetta, come se non ci fosse domani. Inseriamo di prima, tanto ce la fa. Le marce abbastanza lunghe. Vediamo, non lo so, anche il gruppone davanti. Nelle zone più lente forse andiamo un po' meglio. Abbiamo rischiato tantissimo. Abbiamo toccato un po' il pilota che ci precedeva. L'importante non aver fatto danno. Attenzione qua. Sì, non la sento molto affidabile nella sterzata questa corvette. Come se molto sotto sterzo, probabilmente è così, non lo so, io dico le sensazioni che ho guidandola qui. Guarda questo, che cazzo, poteva ripartire a bomba, invece ha inchiodato malamente, ci ha fatto recuperare da questi qua dietro, maledetto.
piede dall'acceleratore, ma non, cioè, dovevamo farla un po' più veloce questa curva, ma questo ci ha inchiodato. Occhio, abbiamo staccato da panico. Attenzione qui. Vabbè, dai, siamo settimi nel secondo giro. Merda, come vedete ti dà la sensazione che non sai se sta riuscendo a prendere la curva in modo decente o se se ne sta andando. Come avete visto, forse si è visto meglio da questa curva, perché diciamo l'angolazione e la traiettoria in cui si pensa che l'auto andrà in realtà non è così, ma va un po' più lunga nella curva e questo ti frega. Infatti ci siamo impallati, qua ho sbagliato anche a cambiare, si è staccata. È anche qui la stessa cosa, no? Siamo, che troia. Non lo so, non mi piace per niente la guidabilità di questa Corvette. Adesso si inizia a sentire ancora di più il sottosterzo. E in una pista del genere dove, vabbè, un po' non la conosco io, un po' ci sono tutte queste curve che, se c'è del sottosterzo te ne vai, perché non riesci a rimanere in traiettoria. Non lo so, non pensavo fosse più figa la guidabilità di questa Corvette, invece non so quanti di voi abbiano assetto corsa e quindi l'hanno provata, che come vi trovate rispetto ad altre auto. Esageriamo un po' di quarto, perché vedete gira per una sega. Eravamo in nona posizione, no, in settima in realtà. Stavamo recuperando, poi la Corvette ci ha sopraffatto, ci siamo accartocciati. Scusi, iniziamo un po' all'esterno. Auto, cerchiamo di recuperarla. Quindi un mix di Corvette che mi dà questo gran feeling e la pista che onestamente a me piace. Però poi torneremo anche sulle piste europee con auto europee, dai. Faremo un po' di culi. Faremo qualche, come detto, o qualche gara. Io direi di riprendere sia con le gare, vabbè, come questa, magari non monomarca come vi dicevo. Occhio, occhio. Non mi sono allargato troppo perché c'avevo di lato. E vorrei riprendere anche con la carriera, come dicevo, che non abbiamo visto tantissimo, perché assetto corsa ti infogli tantissimo anche nel fare pratica, gare così senza, insomma, vera e propria, diciamo, obiettivo, se non quello di vincere o almeno sopravvivere. Comunque pian piano vi dirò anche la mia sul cambio, non so se più avanti, forse vi farò una recensione, non lo so, oppure vi parlerò direttamente durante questi video come mi trovo. Come detto, il meccanismo si sente che è ben fatto, ti dà un ottimo feedback, un'ottima sensazione. È tutto a prenderci la mano rispetto ad un cambio diverso da quello che utilizzavo prima, magari anche un cambio diverso da quello che si ha normalmente nelle auto, perché questo avendo anche la settima, a volte
ti sbagli, perché di solito sei convinto la quinta la metti, se sei di fretta, diciamo, sbattendo sulla parte più esterna. Poi invece se fai così metti la settima, e quindi attenzione a sta curva bastardissima, quello l'ha fatta male. Almeno questo forse lo riusciamo a riprendere. Grande così. Vabbè, abbiamo raccattato una decima posizione. Eravamo settimi, poi abbiamo fatto quella cagata lì. Va bene, comunque, come detto, abbiamo visto anche questa Corvette che onestamente non lo so, non mi dà belle sensazioni di guida, non la trovo precisa, sento molto sottosterzo. Non lo so, ditemi anche voi se l'avete provata nel gioco, se l'avete provata nella realtà, non lo so, ditemi anche quello. E noi ragazzi, allora, ci vediamo con i prossimi video di Assetto Corsa. Ditemi anche un po' voi se vi può piacere l'idea, oltre di continuare a spippolare queste singole auto, magari con queste gare così, farci qualche altra gara, magari, non lo so, se più lunghetta, vediamo, e continuare la carriera, eccetera, eccetera. Comunque abbiamo ancora da vedere la Mustang, le auto del Japan Pack, che vi andrò a spippolare dopo. Vabbè, ci sono alcune marche che, come vedete, Lancia e queste che erano delle mod, sono, quindi non sono ufficiali del gioco, però ci sono alcune auto, come vedete, Supra, Toyota e cos'altro erano, se non sbaglio la Nissan 370 Zetanismo. Questa è un mod, però c'è la Skyline e la Mazda sia MX-5 Cup che la Mazda RX-7. Ok, quindi dato questa anteprima sul Japan Pack che andremo a vedere più avanti, e niente, come sempre fatemi sapere la vostra, seguitemi sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Ci vediamo al prossimo episodio di Assetto Corsa. Un saluto a tutti da quel tale Ale.